Buongiorno e benvenuti a questo webinar. Sono Erika Cocetta e sono l'ideatrice del metodo Master Restaurant, l'acceleratore per imprenditori della ristorazione. Oggi sarà un'oretta bella intensa di approfondimento insieme con Davide Fassina e il suo partner Mauro Pendini dello studio Fagi di Padova. Approfondiremo un tema molto caldo in questo momento, come difenderci dalle banche e dove reperire la liquidità. Allora, prima di iniziare, dovrebbero comparirvi, se la regia ci mette un attimino le domande, giusto il tempo di aspettare le persone che si inseriscono all'interno del webinar, dovrebbero comparire delle domande per capire un attimino chi sono i nostri partecipanti. Siete professionisti della ristorazione, siete ristoratori? Parlateci un attimino di voi, diteci se ci sentite anche tra l'altro. Regia, se riesce a far passare le domande. Magari noi in questo momento non le vediamo sullo schermo, ma sono sicura che voi le state vedendo. Ci diamo giusto un attimo per far entrare tutti quanti. Intanto voi rispondete alla prima domanda, benissimo. Ecco qua, la tua professione è... Diteci un attimo chi siete, signori. Siete ristoratori, siete consulenti, professionisti della ristorazione? Ne selezionate una e poi passiamo alla seconda. Ah, stiamo attendendo che partecipino tutti quanti. Sì, ecco, adesso sto guardando i numeri. Siamo a 25 partecipanti rispetto a quelli iscritti. Ok, quindi ci diamo un attimo di tempo perché tutti salgano a bordo. Qua vedo adesso la seconda domanda. Gestisci un'attività da 0 a 200 mila euro di fatturato, ovviamente, da 200 a 500 mila, da 500 a 1 milione, oltre 1 milione. Anche qua se ci date giusto un'indicazione. Poi sarebbe stato bello se queste domande magari restassero in qualche modo nella chat in modo che le persone non so se questa cosa sia possibile, siamo qua per la prima volta. Andiamo alla terza domanda. Allora, stai facendo controllo di gestione? Quindi, se siete ristoratori, state facendo controllo di gestione, state controllando i vostri numeri, sì o no? Quindi avete un business plan, fate dei budget, utilizzate dei budget previsionali, li seguite, li controllate ogni settimana, ogni mese. Andiamo con la prossima domanda, regia. E poi mi sa che abbiamo finito. Ecco qua. Stai facendo marketing con lead generation, quindi il marketing vero, non semplice pubblicità o investimenti pubblicitari appunto in riviste, eccetera, ma marketing inteso come lead generation, un database personale. Avere un funnel di acquisizione clienti e di mantenimento e sponsorizzate, sì o no? Sono solo delle domande così generiche per farci capire quanto è strutturato, insomma, il target che oggi ci sta seguendo in questo webinar. Regia. Abbiamo ancora qualcosa da mandare? Come domande? Oppure vediamo se abbiamo finito. Perfetto, benissimo. Allora, dicevamo per chi si è collegato soltanto in questo momento che oggi sarà un'oretta particolarmente intensa in cui approfondiremo insieme a Davide Fassina e al suo partner Mauro Pendini dello studio Fagi di Padova. Un tema molto caldo,
soprattutto in questo momento, appunto, come difenderci dalle banche e dove reperire la liquidità. Sarà un'oretta intensa e molto bella. Alcune cose me le hanno anticipate, ovviamente, per organizzare questo webinar, mentre altre hanno voluto tenerle nascoste in sospeso e soltanto accennarle perché oggi vogliono sganciare qualche bomba. Ho inteso questo. Come sa già chi segue Master Restaurant, io sono una persona che va dritta al sodo e non mi piace girarci troppo intorno. Quindi se faccio delle domande, di solito pretendo anche delle risposte abbastanza precise e soprattutto cucite sulla mia persona, sulla mia realtà. Ed è la stessa cosa ovviamente che pretendo quando cerco di dare risposte, pretendo me stessa, quando cerco di dare delle risposte alle persone con cui lavoro, con i miei clienti, la ristorazione. Oggi abbiamo il limite, se di limite si può parlare, dello strumento della piattaforma e il limite oggettivo del tempo. Ma con Davide e Mauro andiamo a scandagliare alcune domande tipiche che ci sono arrivate proprio da voi e vi lasceremo poi sia durante le presentazioni sia dopo una bella fetta di tempo per poter rispondere a delle domande. Quindi se ne avete, cominciate già a buttarle giù, così la regia ce le passa e poi pian piano cerchiamo di dare una risposta a tutti quanti. Meno che non abbiamo dato risposta durante la diretta. Quindi l'obiettivo di questo incontro non è parlare di quanto PIL abbiamo perso, non è parlare del fatto che siamo tutti in ansia, né che perderemo posti di lavoro, e neppure che il 50% delle attività chiuderà, come si sente purtroppo troppo spesso dire, come un mantra in moltissimi canali. Non lasciatevi ipnotizzare da queste cose. Queste sono tutte previsioni pessimistiche che non portano le nostre aziende avanti neanche di un metro. Allora io ho pensato, cosa manca di fatto all'imprenditore a maggio o a giugno, o comunque quando decideranno di farci riaprire? Cosa gli mancherà? Gli mancherà la liquidità. Quindi il vero problema il vero nodo da sciogliere qua è proprio quello della liquidità. Chi ci sosterrà? Ci presteranno questi benedetti soldi, ce li regaleranno, dobbiamo andare a prenderli in qualche modo? Chi ci darà questi benedetti soldi per poter ripartire? È davvero così che le banche elargiranno finanziamenti a tutti quanti facilmente, con tassi di interesse pari a zero, perché tanto la BCE ha fatto questa enorme iniezione di liquidità sui mercati, proprio perché le banche aiutino, no? Le aziende, i privati, non vedono l'ora di darceli questi benedetti soldi. Secondo me qualcuno di voi l'esperienza l'ha già fatta sulla propria pelle, chiamando la sua banca, e la risposta è stata no, non è proprio così come te l'hanno fatta, come te l'hanno passata i telegiornali. O perlomeno non tutte le banche sono state così attente. Oggi con Davide e Mauro vediamo di capire perché e nel dettaglio. E soprattutto capire dove quindi andare a prendere questa benedetta liquidità per risolverci i nostri problemi. Allora Davide, io direi, presentati tu, presenta la vostra azienda, diamo le vostre credenziali, fateci capire perché voi siete le persone giuste per parlarci oggi di questa situazione e vi lascio carta bianca. Grazie Erika, siamo... grazie dell'invito. Grazie dell'invito, poi quando ci sarà spazio alle domande, anche a me, anche a noi piacciono commettere domande scomode a cui poi daremo le risposte più opportune e precise, ok? Quindi prendeteci come i dottori, a volte saremo un po' brutali, però noi andiamo diretti un po' come solita andare Erika. Innanzitutto, giusto per partire dal titolo del webinar, come difendersi dalle banche, parto con una battuta che è un modo di dire, ma è anche una strategia. La miglior difesa è l'attacco. Quindi oggi parleremo di come parlare l'azione. Poi vi dico una cosa, nel senso che adesso mi presento brevemente, anzi comincio subito, sono Davide Fassino, ho 38 anni, 13 anni fa ho fondato Studio Fagi, poi tra un attimo vediamo di cosa ci occupiamo. Prima di fondare lo studio ho lavorato in banca, ok, però ho lavorato in banca, c'erano delle cose che mi stavano scomodo e quindi per una funzione sociale, che è il motivo per cui di fatto ho fondato lo studio, aiutare le aziende a gestire i rapporti con le banche, ne sono uscito. Ma abbiamo un grande punto di contatto anche con voi ristoratori, perché nel tempo sono diventato imprenditore, questa è la mia realtà principale, ma tra le mie attività, ragazzi, ho un centro di epilazione, cioè ho un centro di estetica avanzata che si trova nella vostra stessa identica situazione, cioè negozio chiuso dal 13 di marzo, non so neanche io quando lo riaprirò. Se le reperirò, reperirò, probabilmente sarà la mia attività come la vostra, come sembra, tra le ultime. Quindi sto affrontando in un'altra realtà esattamente gli stessi problemi che state affrontando voi oggi.
Regia, se mi puoi attivare la condivisione dello schermo, parto con delle slide, durerà 7-8 minuti, ragazzi. Cercate di seguirmi perché, oltre a una brevissima presentazione, questa dura 2 minuti del nostro studio, andiamo a contestualizzare a livello di numeri il mercato in cui comunque stiamo lavorando oggi, il mercato del credito, ma non oggi, negli ultimi 10 anni, giusto per avere un filo logico e per capire appunto anche in futuro se possiamo o non possiamo contare su questo genere di strumenti. Allora, quindi dicevamo, noi come studio, comincio intanto a... Abbiamo... Regia non si vede la parte della... mi sembra che si veda in bianco, quindi se per caso non dovessero partire le slide, vado comunque a raccontare le cose e poi le andiamo a condividere sicuramente con tutti quanti i partecipanti via mail. Ok, niente. Allora, faccio una condivisione adesso, non riesco a proiettare direttamente, vedrete eventualmente solo questa piccola parte qui, perché se no, se la mettiamo in grande, diciamo, abbiamo qualche problema oggi con GoToWebinar. Allora, di cosa ci occupiamo? Due cose principalmente, come vi dicevo, cioè aiutare le aziende ad ottenere credito dalle banche e le aiutiamo a gestire i rapporti bancari. In questi anni, appunto in questi 13 anni, e lo dico perché ragazzi, perché un po' in tutti i settori, i life coach, i consulenti, quant'altro, ormai recentemente basta che uno si licenzi dalla banca, il giorno dopo diventa il consulente più bravo al mondo, piuttosto che uno legge un libro e diventa il life coach. Noi questa attività la facciamo da 13 anni e la cosa fondamentale è che io non sono da solo, ma il mio gruppo, in Studio Faggi siamo in 16. Ma il mio gruppo complessivo conta quasi 60 persone, perché abbiamo due realtà che contano 60 professionisti nel territorio, quindi non parlo per la mia esperienza, ma parlo per l'esperienza soprattutto di tutti i miei collaboratori. In questi anni quindi abbiamo aiutato oltre 1.500 aziende ad ottenere più di mezzo miliardo di euro con una percentuale di buon fine molto alta, perché forniamo i consigli giusti per arrivare poi all'obiettivo. Nella gestione dei rapporti con le banche, invece, abbiamo aiutato più di 300 aziende. Sì, a risparmiare oneri finanziari, ma che è la cosa che mi interessa meno, ma soprattutto a risparmiare una marea di tempo, vedete, oltre 100, quasi 200.000 ore risparmiate, che sono state poi dall'imprenditore utilizzate per concentrarsi sull'attività che dà maggior valore aggiunto, non so, a trovare il fornitore nuovo, a trovare quel prodotto particolare, magari riferendomi al mondo della ristorazione. Ma contestualizziamo un attimino, appunto, come vi dicevo. Oggi il mercato com'è? Allora, in un anno sono calati 1.700 sportelli e 13.500 dipendenti in meno. Negli ultimi 8 anni il numero delle banche è calato del 40%, cioè se 8 anni fa avevamo 10 banche a cui poter chiedere dei soldi, oggi ne abbiamo 6. E tendenzialmente, come vedremo poi con le statistiche, ma lo vedete anche voi, siete adesso non so da dove siete collegati, ma in Veneto un po' in tutta Italia, banche che falliscono, che si fondono e questo genere di attività ormai è sempre più frequente. Si parla sempre più di banche che si andanno gioco forza a fondere. Cosa è successo però? Un po' di statistiche. Da novembre del 2011 ad aprile del 2016, come vedete, sono stati erogati 144 miliardi di euro in meno. A fine del 2016 sono diventati 188. Vediamo un po' però come prosegue questo grafico. Il 2017 vede 50 miliardi in meno rispetto ai 188. Nel 2018 sono diventati 47 miliardi in meno rispetto ai 50 in meno dell'anno prima. L'anno scorso cosa è successo? L'anno scorso è successo che quindi anche nel 2019 sono stati erogati 45 miliardi di euro in meno rispetto al 2018 e rispetto al 2017. Quindi tendenzialmente vediamo che negli ultimi 10 anni il grafico dei soldi che sostanzialmente le banche prestano alle aziende vede una tendenza incontrovertibile, sempre meno. E anche nel 2020 conferma questa tendenza, primo trimestre meno 10 miliardi. Quindi siamo sempre a meno su meno su meno. Okay. Probabilmente voi, no, che anche voi avete una piccola azienda come noi nel settore dell'liquidazione. Quando magari andate in banca a chiedere dei soldi, dicono: ma abbiamo il problema delle sofferenze. Non so se vi è mai capitato di sentire questa cosa.
ma andiamo ad analizzare, perché a noi, come ad Erika, piace andare a fondo dei numeri e a vedere le cose sostanzialmente come stanno. Quindi, qui c'è un dato, ragazzi, che fa abbastanza riflettere, cioè abbiamo il 10% delle aziende che ha l'80% dei fili. E questo 10% sono le grandi aziende, vedete? Anche se le piccole e medie imprese rappresentano il 99% delle aziende presenti in Italia. Ma qual è il problema? Il problema è che il 78%, il 10% di questi clienti causa il 78% delle sofferenze. Qui sono i tagliofili, cioè di che importo era il fido che è saltato. La sofferenza sostanzialmente è non rimborso più i soldi che mi ha prestato la banca. Quindi ascolta Guardate, un attimo, prego. ci sono 100 aziende, qui no, 90 sono quelle piccole, 10 sono quelle Bravissima. grandi, quel 10% delle grandi sono quelle che generano il grosso della sofferenza in Italia e nelle banche per Brava. È la un po' restituzione come il dei principio soldi. di Pareto, è un po' come il principio di Pareto. Non è il 20 che fa l'80, ma qua è il 10 che fa l'80. Abbiamo il 10% delle aziende, che sono le grandi aziende, che causa l'80% dei problemi. Quindi se noi piccole aziende andiamo in banca, la banca ci dice, ho le sofferenze. Ma vediamo da chi sono state causate queste sofferenze qui. E questi sono dati della Banca d'Italia, eh? Cioè, immaginiamo, ragazzi, che domani mattina salti all'Italia. All'Italia miliardi di fili. E quelli chi li rimborserà? Quindi vi darò anche degli argomenti utili, voglio dire, per controbattere, no? Quello che dice la banca. E addirittura vediamo, guardate questa slide qui, cioè le aziende che hanno prestiti superiori a 5 milioni di euro sono lo 0,5% che causa il 35% delle sofferenze. Ok? E qua cominciamo ad introdurre un concetto, però. Come hanno fatto questi cavolo di aziende a farsi dare tutti questi soldi qui? Avevano i numerini a posto, molto probabilmente, e poi vedremo quali numeri. Ok? Seguitemi ancora per cortesia con questo piccolo ragionamento. Allora. 10 anni, tagliate filiali, eccetera, eccetera. Ma andiamo a vedere un po' di statistiche. Gli sportelli tra il 2018 e il 2017 sono calati dell'11%, cioè le banche hanno chiuso quasi il 12% dei loro sportelli. Così come il numero dei dipendenti è stato ridotto di quasi il 5%. E fin qua ci siamo. Adesso vediamo una slide che è un po' strana, nel senso che però la produttività delle banche aumenta. Allora, sì, Chiara, una dice, diminuisco i miei costi perché taglio sportelli, quindi pago meno affitti. Riduco il personale, ok, quindi io mi aspetto che la mia azienda cresca come marginalità, come guadagno. Ma se abbiamo visto che è da 10 anni che non vendo il mio prodotto, che sono i soldi, cioè se voi nel vostro ristorante, dimezzaste l'affitto, dimezzaste i dipendenti, ma non vendeste più neanche un piatto, mi dite come fate a guadagnare? Allora lancio una domanda, magari potete rispondere in chat, ma giusto seguitemi nel ragionamento perché è per capire dove e se possiamo far conto ancora del sistema bancario. La domanda che vi faccio è questa: per caso recentemente, a fronte di un prestito, una richiesta di prestito, di un fido, il mutuo prima casa o anche a fronte di niente, avete per caso ricevuto una telefonata dalla banca che vi ha proposto di sottoscrivere una polizza? Per esempio. Vi faccio un altro esempio. Se voi Se avete chiesto. potete, aspetta, aspetta Davide, Vai, se vai. potete magari darci le risposte sulla chat, che così vediamo se effettivamente questa cosa è successa anche ai nostri ascoltatori. Quindi o a fronte di una richiesta di prestito o a fronte di niente. Magari la banca ti chiama e dice: guarda, c'ho questo prodottino, questa polizzetta che potrebbe esserti utile. Lancio magari un'altra domanda, Erika, a cui magari possono rispondere. Se qualcuno ha avuto recentemente un'esperienza di andare a chiedere un prestito personale, ecco, vedo Giuseppe che dice che ha già fatto le polizze, oppure andate a chiedere un prestito personale, faccio un esempio a caso, veramente, andate in Monte Paschi a chiedere il prestito. Monte Paschi vi dice certo che te lo do, però firmate la documentazione di Compass. Se voi andate in BNL a chiedere un prestito personale, BNL... Esatto, Giuseppe, obbligatorie. Esatto. BNL vi farà fare il prestito da Findomestic. Cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che voi paghiate o non paghiate quel prestito,
Alla banca non interessa niente, perché nel momento in cui Findomestica erga il prestito, la banca prende le provvigioni e che voi paghiate o non paghiate, non gliene frega niente, perché non è un problema suo. Così come quando sottoscrivete la polizza, la banca percepisce dalla compagnia la sua provvigione. Quindi abbiamo visto che le banche non erogano più, stanno guadagnando e adesso abbiamo appena visto, ecco, vedo altri, un sacco di gente ha fatto, hanno proposto le polizze, bene. La banca sta cambiando modello di business, sta disintermediando e preferisce segnalare e prendere la provvigione. Visto che avete chi ha sottoscritto la polizza, lancio una bella sfida che sarà divertente, ma magari fatelo lunedì così non vi rovinate il weekend. Per il decreto Bersani, quando sottoscrivete una polizza, qua Angela dice mi stanno obbligando, quando sottoscrivete una polizza, per legge c'è scritto nel contratto le provvigioni che percepisce l'intermediario. Quindi, se la polizza verrà proposta alla banca, andate a vedere dei 1.000 euro che avete dato, quanti sono andati in tasca della banca e quanti in realtà sono andati a pagare il premio della vostra polizza. Ok, questa è una sfida che vi lancio, però ripeto, fate passare il weekend, guardatela lunedì. Ok? E quindi, in tutto questo, cosa succede? In tutto questo, la banca del futuro dovrà trasformarsi in una tech company. Io provo un attimo, ragazzi, a rimettere lo schermo intero. No, non funziona. Ok, vabbè, dovrà trasformarsi in una tech company. Avete mai sentito parlare del mondo del fintech? Sostanzialmente, lo dico brevemente, fintech sta per finanza tecnologica ed è sostanzialmente quello che è, e questo è un articolo che non dice Davide Fassino Studiofagi, io sto riportando articoli di Sole 24 Ore, Cerved, insomma di fondi autorevoli. Qua vedete anche le mie note di presentazione, cioè se abbiamo visto le statistiche delle banche che stanno andando sempre più giù da 10 anni in questa parte, in controtendenza assoluta c'è quello del mondo del fintech. Il 22% del secondo semestre dello scorso anno è diventato un più 70% fine anno. In Inghilterra il mondo del fintech ha già sostituito per il 14% il totale dei fidi bancari. Altra cosa. Le statistiche dicono che da oggi al 2030, e 2030 è dopodomani, perché mancano veramente pochi tempi, poco tempo, il mondo del fintech prenderà il 37% del mercato dei fidi. Quindi il messaggio che vi lancio è: dobbiamo prepararci, che vogliamo o non vogliamo, a quello che è il credito del futuro. Amazon negli Stati Uniti ha già prestato oltre 3 miliardi di dollari alle aziende. E qui in Italia ha già cominciato a prestare soldi ai fornitori di Amazon. Cioè, se un seller lavora tramite Amazon, Amazon gli presta i soldi se ne ha bisogno. E ci dobbiamo preparare. E qui entriamo in un argomento fondamentale, perché anche il fintech guarda i numeri. Voi sentirete molto parlare di rating, contro rating, bilanci, tutto giusto. Tutto giusto. Ah, aspetta, prima di proseguire, Ah, vedo una Davide, perché porta. anche Ok, certo. a me. Cosa sono Eccoci qua. sempre banche, questi benedetti, oppure Allora, come è organizzato questo prestito? per rispondere a Giordana, questi tipi di il mondo del fintech va a risolvere due esigenze. Una, quella delle aziende di ottenere credito, ma dall'altra parte, quindi di ottenere soldi, Giordana, ma dall'altra parte anche ci sono, non so se voi avete mai provato a mettere dei soldini in banca, se ti danno lo 0,0 qualcosa è tanto. Il fintech sostanzialmente lavora con dei soldi dei privati, cioè nel mondo del fintech si possono, un privato può investire 1.000 euro, ma quei 1.000 euro saranno frazionati, saranno divisi e investiti in tantissime aziende per dividere il rischio. Questo ovviamente dà un pochettino di rendimento anche a chi presta i soldi. Sostanzialmente è come se fossero una massa di prestatori privati, delle aziende che hanno bisogno, e il mondo del fintech con degli algoritmi molto importanti mette in contatto queste due realtà e soddisfa due bisogni. Ovviamente il mondo del fintech è molto attento, utilizza degli algoritmi per vedere se l'azienda è finanziabile o meno. Come vedete in questa slide, ci sono dei calcoli da fare che ovviamente non abbiamo il tempo di spiegare in questo momento, ma potete tranquillamente contattarci o parlare col vostro commercialista con noi per andare a fondo di cosa vogliono dire queste cose, che sono bene o male quelle che comunque guardano e guarderanno anche le banche. Okay?
Ho visto anche una domanda di Riccardo, che dice perché mi hanno dato il prestito solo con la garanzia del fondo statale. Certo, non è obbligatoria la polizza al 100%. Noi, cioè, voglio dire, capita molto spesso, dipende sostanzialmente dalla bontà della persona che ti trovi dall'altra parte. Perché, e da come vuole spingere, dipende dalla banca. Ce ne sono rimaste oggi 550. Ogni banca ragiona al modo suo, però vi faccio due esempi. Fuori da Banca Intesa, cosa c'è scritto? C'è scritto banca assicurazione adesso, eh? Non c'è più scritto banca, c'è scritto banca assicurazione. Capisco Allora. da Riccardo, il discorso era, sarebbe naturale quando tu vai a chiedere un finanziamento che non ti chiedano niente e quindi che non ti propongano la Esattamente. polizza, cioè Riccardo ha vissuto la realtà come dovrebbe essere. Il discorso della polizza Esattamente, invece è il Riccardo, ha vissuto la. prodottino che ti passano dietro per prestarti i soldi. Anche perché le banche sono già state più volte pesantemente sanzionate per questo tipo di attività. Cioè, se ci seguite un po' su LinkedIn, su Facebook, ogni tanto pubblichiamo, ci sono una marea di sentenze, non potrebbero fare queste cose perché spesso appunto ti mettono nella condizione di, ok, oh, ti ho deliberato la pratica, vieni a firmare i 50.000, vai lì. Sei pronto per la firma, senti già il profumo dei 50.000 euro che ti servono e finché stai per firmare la banca ti dice. Sai, però ho dovuto spingere, allora il deliberante mi ha detto che sarebbe meglio che ti trovi lì davanti, cosa fai? Firmi o non firmi? E quindi spesso le banche vanno a toccare quello che è un momento di bisogno, no? E ne approfittano. Bene. Ora veniamo, ragazzi, velocemente al. Ho visto un'altra domanda di Michele. Se Michele, come peer, ti riferisci a. I piani di investimento sostanzialmente no, però molti fondi di investimento oggi investono nel mondo del fintech. Molte SIM, che anche loro non sanno più come, diciamo, utilizzare i soldi dei loro clienti per dare un minimo di rendimento, investono proprio nel mondo del fintech. Quindi sono due cose diverse, ma probabilmente parte del peer va ad investire proprio diversificando nel mondo del fintech. Ok. Adesso andiamo su l'argomento caldo. Gli altri. Allora, oggi Davide, abbiamo sentito parlare molto. Sì. la connessione è un pochino strana. Lo vedi anche Com'è, tu, Rica? Mauro, un po' così? Che la connessione è un Sì, pochino strana. sì. Sì, Ok. hai la Sì. connessione debole. Io sono usato il euro per. Bene, innanzitutto avete sentito parlare, che è un argomento molto caldo in questi giorni soprattutto, della moratoria. Allora, innanzitutto ci sono due tipi di moratoria. Cioè c'è la moratoria sui finanziamenti, che è quella di cui vi ho parlato la banca, ma se voi, ristoratori, magari lavorate con qualche azienda, che ne so, fate delle letture a ticket restaurant, piuttosto che avete degli accordi con delle aziende che vengono a mandare spesso da voi, quindi a cui fate le fatture e che magari vi pagano 30 o 60 giorni. Ok? Sappiate che se pensate che queste aziende possono farvi un insoluto, cioè avete anticipato la fattura di banca, ma magari questo cliente vi ha già detto che non riesce a pagarla, attenzione che abbiamo la possibilità di chiedere alla banca la moratoria su quelle fatture. Cioè, se paga, non succede niente, la banca non vi addebita l'insoluto in conto corrente o non vi fa stare fuori dal conto corrente, ma cosa fa? Cheggia i soldi che i clienti non vi hanno pagati e li porta al 30 settembre. Questa è una legge che esisteva anche già prima del famoso decreto Curitalia. Però ripeto, per chi di voi magari qualche fattura anticipata verso aziende che hanno già detto non ti pagherò, ecco che potrebbe essere una soluzione. E poi veniamo all'argomento più caldo, ragazzi, perché qui tratterò veramente una cosa molto, molto, molto delicata, che vedremo potrà, parlando sempre di moratoria, ci troviamo di fronte ad un bivio. Se voi fate la scelta sbagliata su suggerimento della banca o su quello che vi propone la banca, questo, diciamo, la scelta sbagliata può pregiudicare la capacità della mia azienda di non tenere mani e quindi la capacità della mia azienda di sopravvivere in questo momento e di riuscire a lavorare anche dopo. Mi spiego velocissimamente. Ci sono due tipi di moratoria. C'è la moratoria ABI, che esiste già da anni,
esploratoria del decreto Cura Italia. Se andate a vedere quello che c'è scritto, se voi avete disgraziatamente firmato la moratoria ABI, questa, uno, vabbè, mi sospende per 12 mesi il pagamento delle rate. Se avete firmato la moratoria ABI, la banca vi può cambiare il tasso. Quindi la banca ha la facoltà di cambiare le condizioni, ma non è tutto il problema. Il problema è lì ho messo una parolina che si chiama forborne. Cosa vuol dire? Se voi avete per caso sottoscritto, e dico una banca, perché era la prima che era partita con questi moduli, la banca Intesa, il modulo della moratoria ABI, sappiate che finché siete in moratoria ABI, per 24 mesi non potrò più avere soldi da nessuno. Se invece ho firmato la moratoria, quella del decreto Cura Italia, dura 6 mesi solo e questo non pregiudica il fatto che la mia azienda possa avere dell'altro credito. Voi avete già, sapete se qualcuno di voi ha già sottoscritto la moratoria? Ok, qua mi dicono che dalla regia che forse qualcuno non ha sentito. Allora, parlavo della differenza sostanziale tra i due tipi di moratoria. E, vi invito a verificare quale avete sottoscritto con la banca, o se non avete sottoscritto questa moratoria con la banca, valutate quello che vi sto per dire, perché c'è una differenza abissale tra le due. Una, quella ABI, che c'è da tempo, quindi le aziende da tempo avranno la possibilità di richiederla, sospende le mie rate per 12 mesi. Ma il problema qual è? Che se io sottoscrivo per sbaglio questa, uno, come dicevo poco fa, la banca ha la facoltà di variarmi le condizioni del contratto. Quindi prima avevo un tasso del 2, firmo la moratoria ABI e mi porta al tasso al 4. È una sua facoltà. Ma non è questo il problema. Il problema, come vedete, ho scritto un termine particolare, ma che vi spiego cosa vuol dire, cioè la banca vi classifica in forborne, cioè mette la vostra azienda in un calderone unico, dove ci sono sostanzialmente le aziende inadempienti. E finché voi siete in forborne, ok, per 24 mesi, sostanzialmente, non avrai credito da nessuno. Questa è la differenza sostanziale. Se invece sottoscrivo la moratoria del decreto Cura Italia, quella che è uscita apposta e specifica, dura 6 mesi, la banca non ha la possibilità di variarvi le condizioni e soprattutto posso andare in un'altra banca e posso chiedere i soldi o chiedere soldi nella stessa banca. Soprattutto vi invito a fare una cosa: se non l'avete ancora chiesta la moratoria, e qui è già una prima cosa positiva che finalmente vi posso dire, è questa: chiedete le alternative. Perché? Perché la banca oggi dice: senti qua, invece che farmi la moratoria, facciamo finta ragazzi che abbiate un finanziamento da 50.000 euro residuo. Vorreste chiedere la moratoria, no? Perché giustamente la rata da 1.000 euro mi sta scomoda in questo momento che non incasso. Però ascoltate, se io faccio la moratoria, risolvo il problema dei 1.000 euro che devo pagare ogni mese. Ma la domanda è: come fate a risolvere il problema della liquidità che manca? Cioè, ok, ho stoppato i 1.000 euro che di rata da pagare, ma io il mese prossimo come pago gli stipendi, i fornitori? Le banche, e alcune sono già uscite con dei prodotti specifici, altre stanno uscendo, dicono: sì, qua, capisco. Invece che moratorio, torniamo al finanziamento da 50.000 euro. La banca dice: facciamo così, io prendo quel finanziamento lì, te lo porto da 50.000 a 80.000 e ti do della liquidità in più, la liquidità che ti serve per traghettare la tua azienda in questo momento difficile. Gli 80.000 euro nuovi sono già in moratoria, quindi do dei soldi in più, ma non te li faccio pagare, come se avessi fatto la moratoria del de Cura Italia. E tra 6 mesi ricomincerai a pagare gli 80.000. Quindi ho un doppio beneficio. Ho la moratoria, ma ho anche la finanza, che oggi è quella fondamentale che mi aiuta a passare questo momento. Per quello vi invito a ragionare e a valutare le alternative.
sia delle due moratorie che sono sostanziali, ma ripeto, ragionate sul fatto magari di poter a quella banca lì chiedere della liquidità in più. Ci sono La molte vedi, banche, ripeto, che hanno già fatto. Prego, prego, faccio una domanda perché sembra banale, ma appunto abbiamo preparato Rica. questa slide perché è successo proprio in questo momento di grande confusione, grande incertezza, no? Che uno andava in banca a chiedere la moratoria e si è visto presentare una cosa piuttosto che l'altra. Ma davvero può succedere questo? Cioè, se hanno emesso un decreto con tanto di moratoria per Covid-19, è possibile che la mia banca mi presenti la moratoria ABI invece che l'altra? Stiamo parlando di fantascienza o è la realtà? Purtroppo, Erika, la realtà, soprattutto per correttezza non faccio nomi, ma un paio di grandi istituti, quando ancora doveva uscire il decreto Cura Italia, ha fatto firmare a tutti i clienti la moratoria ABI. È in anticipo. Ah sì, ah sì, ah sì. Il problema è che spesso la stessa, con tutto rispetto, per gli ex colleghi che lavorano in banca, che sono anche loro poverini, subissati da budget, richieste, sono bistrattati, quindi voglio dire, li capisco anche, non hanno ben capito la differenza. E spesso io ogni tanto, quando faccio i convegni, invito chi sta ad ascoltarmi a prendere nota magari dei termini o di quello che poi manderò sulle slide. Io scommetto che se voi domani mattina chiedete in banca cos'è il DSCR, non ve lo sanno dire. E poi vedremo che cos'è, ma così come non vi sapranno andare così nel dettaglio, magari non tutte, sulle principali differenze tra questi due tipi di moratoria. Ok, perfetto. Poi c'è una domanda da parte di Riccardo che dice: questa benedetta moratoria sui finanziamenti la si può utilizzare anche per la casa? Quindi immagino Sì, per cose di difatti. private? Sì, allora, difatti ho visto che Mauro ha appena risposto in chat, comunque colgo l'occasione poi per rispondere direttamente anche a Riccardo. Sì, vale anche per il mutuo della casa, prima casa, sì, purché c'è una piccola particolarità, Riccardo, purché non sia un immobile di pregio. Cioè, se la tua prima casa è un villone gigantesco, non puoi chiedere la moratoria. Quindi c'è proprio, si va a vedere l'accatastamento catastale proprio. Solo nel caso in cui su un immobile di pregio, allora la moratoria anche sulla prima casa non vale. Ok, questa cosa che hai risposto tu, Mauro? Sì, è proprio quello. Vai, Mauro. Sì, quella del fondo Gasparrini, esatto, che è stata estesa la partecipazione anche a imprenditori o le cosiddette partite IVA. Diciamo che l'accesso non è semplicissimo perché prevede la sospensione, appunto, come diceva Davide, per 18 mesi della rata del mutuo, prima casa, che sia accatastata ovviamente non come un immobile di lusso. Bisogna però per l'imprenditore la partita IVA dichiarare che ha avuto una perdita di almeno il 33% del suo fatturato sul primo trimestre 2020 su 2019. Quindi, fatto questo, può comunque essere ammesso anche alle agevolazioni previste col decreto Cura Italia e sospendere la rata della prima casa. Perfetto. C'è una persona, Sebastian, che ci sta chiedendo, forse immagino la risposta, dice in Spagna funziona allo stesso modo o i sistemi bancari sono differenti? Beh, Sebastian, fatalità, perché siccome sto sviluppando studio Fagi anche con una. Sto creando una rete di servizi anche a livello europeo in Spagna, principalmente. Io sono stato in Spagna 2 mesi fa a Madrid proprio a parlare con le banche. Allora, quello che sta succedendo oggi non lo so, quindi non so, sinceramente, non sono aggiornato sul fatto che tipi di garanzie stia dando lo Stato oggi in Spagna. Ti posso dire però, almeno notizie di 2 mesi fa, perché ero a Madrid proprio per questo, che in Spagna le banche oggi sono un po' più morbide rispetto che in Italia. Cioè, ho parlato con Banco Santander e un altro paio di istituti, e oggi sostanzialmente per piccole cifre, i 20-30 mila euro, in Spagna puoi andare e ti riconcedono abbastanza velocemente, senza problemi. Ecco, quindi questa è l'esperienza che ti posso dare, che è di 3 mesi fa, più o meno, sono andato verso fine anno. Ok, Ecco, l'Angela dice, vai. scusami, dice Angela, ma se dovessi chiedere un ampliamento del finanziamento, poi non posso usufruire eventualmente di altri fondi? Allora,
una cosa non pregiudica l'altra. È chiaro che io posso tranquillamente chiedere un ampliamento del finanziamento e se i numeri della mia azienda lo consentono, dopo posso chiedere anche altri finanziamenti. Cioè, non è che se io chiedo un ampliamento di un fido, questo a livello di legge, no, mi blocca nel poter chiedere altri finanziamenti. Assolutamente no, anzi. Ok, e poi c'è Poi, Jacopo che dice, ma per quanto riguarda la moratoria AVI, la banca ha davvero la possibilità di cambiare il tasso anche se tu hai sottoscritto un tasso fisso? sì, perché Mauro, ti chiedo conferma, ma cambia lo spread, giusto? Perché la moratoria AVI, così come intesa e come è stata strutturata ancora nel 2015, quando è nata la prima versione, presuppone che un'azienda ceda alla moratoria AVI proprio perché è in difficoltà. Quindi la banca accetta di rinegoziargli l'investimento e allungando anche del 100% la durata del finanziamento stesso, dice ok, io ti vengo incontro, ovvio che però non posso rimetterci. Perché? Perché i soldi che ha prestato in quel momento all'imprenditore, la banca a sua volta va a chiedere in prestito e sa cosa gli viene a costare, dice bene, il preonere però lo riverso su di te, quindi la banca comunque può con la moratoria AVI, anzi lo fanno tutte, aumentare il tasso di interesse, questo sì, è una condizione sine qua non per concedere la moratoria AVI, questo sì. Ok, benissimo. Allora, mi sembra che le abbiamo risolte tutte, le abbiamo risposte Ok, guarda, tutte. c'è solo Michele, vedo solo una domanda di Michele che dice i Allora. moduli ne ho fatti tanti, in 3-10 istituti riportano le due opzioni, tra l'altro scritte in modo non sempre chiaro. Te lo straconfermo, Michele, nel senso che non hai idea noi in questi giorni, come puoi immaginare, di quante richieste stiamo compilando per conto dei nostri clienti. Non era chiaro se era compresa la rata del 30 ma del 31 marzo, non era chiaro. Quindi assolutamente capisco e comprendo anche poi per un non addetto ai lavori quanto difficile possa essere, insomma, ecco. Comprendimi, Bene. bene. Scusate, Aggiungo. chiedo di spiegare nuovamente come si può ampliare il finanziamento da 50.000 a 80.000 perché non si sentiva bene. Ok, Ok. niente, suggerivo solo il fatto che se molte banche, tutte, alcune hanno già fatto uscire il nuovo prodotto, altre le stanno facendo. Però sostanzialmente alla banca dove voi avete il conto, chiedete appunto se invece che fare la moratoria potete farvi ampliare il finanziamento, perché ripeto, molte banche prevedono questa cosa qua fatta apposta per il Covid, diciamo. Quindi invito questa, la persona che ha scritto, okay, che la persona che ha scritto a rivolgersi alla sua banca, perché molto probabilmente avrà uno strumento nuovo per aiutarla in questo momento. E se posso, do solo un ulteriore riferimento a Michele, che ha messo in evidenza che gli hanno proposto due alternative sulla moratoria. Probabilmente c'era la possibilità di scegliere se sospendere la rata intera, capitale più interessi, o solamente la quota capitale. Quindi si può anche, scegliere tra le due opzioni. Cambia solamente il corso, poi una volta che riprende in maniera ordinaria il piano di ammortamento. Bravissimo Mauro, grazie che hai toccato questo punto perché spesso e volentieri anche sul web insomma, girano queste informazioni appunto non propriamente corrette, ovvero si dice spesso viene sospesa la rata, tu intanto continui a pagarti soltanto la quota interessi e la quota capitale viene sospesa. Non è così, si possono sospendere entrambe le quote. Cosa Quanto succede è poi? Scusami sì, Mauro. Vai tu, vai dicevo, tu. ecco, sì, la moratoria AVI prevede solo la sospensione della quota capitale, quindi c'è anche questo da dire. Mentre quello del decreto Cura Italia dà la possibilità, proprio perché è un'emergenza in tutti i sensi, di non pagare nemmeno la quota interessi. Quindi io alla fine del 30 settembre, che è il periodo previsto di sospensione, quando riprenderò con il 30 di ottobre il mio piano di ammortamento, che si allungherà quindi di 6 o 7 rate a seconda di quelle che ho chiesto di sospendere, io pagherò chiaramente se ho deciso di sospendere la rata per intero, mi pago la mia quota capitale normalmente con gli interessi previsti dal piano di ammortamento originario. Gli interessi sulle rate che ho sospeso vengono spalmate per tutta la durata del finanziamento. Quindi, se ho ancora 50 rate, mettiamo, quegli interessi vengono spalmati su 50 rate. Bene, ottimo.
Bene, due cose veloci, giusto per chiudere e poi lasciare spazio alle domande. Quindi due consigli che volevo dare a chi ci sta ascoltando. Uno, questo, se vogliamo ragazzi essere tra i primi ad essere valutati dalla banca, dobbiamo approvare il bilancio prima possibile. Perché oggi siamo già a metà praticamente del 2020, il bilancio ultimo depositato è del 2018, quindi di 2 anni fa. Quindi se la banca ha sulla scrivania due aziende, una da valutare col bilancio di 2 anni fa e una che ha appena depositato il bilancio, la prima che guarda è chi ha appena depositato il bilancio. Occhio però a questo famoso DSCR, che se vi ricordate è un numerino che ho introdotto all'inizio, che è l'unico numero su cui la banca si baserà, o meglio il principale, per capire se o non può darvi il finanziamento. Che cosa rappresenta? Sostanzialmente, in maniera semplice, la capacità della vostra azienda di fronteggiare gli impegni a medio e lungo termine, cioè se la vostra azienda è in grado di rimborsare i finanziamenti che ha in corso e quello che andrà a chiedere. Ok? Che, qual è la Su caso. differenza, Davide, fra questo e il rating di cui si parla spesso? Allora, io paradossalmente posso avere un buon rating in banca, ma il mio rating, eventualmente ho delle slide apposta, del materiale da mandarvi. Il rating è il mio fondamentale, cioè è una somma di cose, il mio bilancio, la mia centrale dei rischi. Come lavoro con quella banca, però se tra chi ci sta ascoltando c'è qualcuno, come immagino, che lavori con più banche, magari con una banca ho un buon rating e con l'altra banca non ho un buon rating. Ma cavolo, ma la mia azienda è sempre la stessa. Ma ogni banca mi pesa in maniera diversa. Magari con una banca lavoro male, con una banca appoggio tanto lavoro, quindi magari la banca dove lavoro meglio, lavoro di più, pago gli stipendi, i fornitori, ho un buon rating. La banca che uso solo il fido non ho un buon rating. Quindi Non è è la stessa cosa. No, soggettivo? No, assolutamente. Posso avere tre rating diversi in tre banche diverse. ma DSCR dico, non è la stessa cosa che il rating. No, il DSCR è un indice. È un indice che viene calcolato. È un po' complicato da calcolare, quindi voglio dire, potete rivolgervi a noi o al vostro commercialista per calcolarlo. Guardate, brevemente. È un numerino, vedete, il DSCR in sotto deve essere superiore a 1, che sostanzialmente è. Cash flow è la capacità di rimborso che la vostra azienda sostanzialmente, ok? Chiamiamolo in maniera impropria, facciamo finta utile, non è questo, però è l'utile. Diviso la somma delle rate che voi dovete pagare durante l'anno, quello diviso quello deve fare più di uno. Capite se quella divisione mi fa meno di uno, vuol dire che la mia azienda già non è in grado di rimborsare a livello matematico i finanziamenti che ho adesso. Ok? Adesso era giusto per farvi capire comunque che cos'è, ma questo ragazzi, ripeto, non lo dico io, ecco questo è sempre un altro articolo che vi porto di Cerved di ottobre 2019, se lo leggiamo assieme, è l'indicatore che analizza in modo dinamico e prospettico la capacità di rimborso del debito dell'azienda e la conseguente sostenibilità del debito in relazione anche ai piani di sviluppo. L'ultima frase. Il successo di questo indicatore, questo sempre Cerved, è legato all'ampio utilizzo che ne fanno le istituzioni finanziarie che ormai lo considerano come strumento imprescindibile per determinare la bancabilità di un'impresa. Ok? Quindi se loro si rivolgono al loro commercialista, possono avere calcolato questo indice per saperlo in anticipo o si devono fidare di quello che gli viene dato dalla banca consegnando il bilancio? Cioè, c'è Ma il problema è che noi modo. ci dobbiamo preparare prima. Cioè, nel senso che la banca è difficile che te lo dia. Cioè, è di solito l'azienda che noi lo autocalcoliamo per l'azienda quando facciamo i piani per i finanziamenti. Ed è Il quello commercialista, non che. so, è un termine abbastanza specifico. Io vi sfido, ragazzi, ma potete anche chiedere alle banche queste cose qui. Cioè, io scommetto che su 10 banche chiamate 5 non sanno neanche cos'è, anche se loro valutano proprio su questo elemento. E ve lo dico Ok. veramente per esperienza personale, ok? Te lo chiedo Bene, perché io so quindi. che noi, come politica, proprio come Master Restaurant, abbiamo quella di dire io come imprenditore devo avere pieno controllo della mia azienda, quindi devo saperne di ogni, possibilmente, ovviamente non nel massimo dettaglio, però se posso anche riuscire in qualche modo con il mio professionista, il commercialista o chi che sia a calcolarmelo, anche questo valore ce l'ho sotto mano, lo posseggo, lo capisco, lo so leggere. Ed è fondamentale se io voglio, ho piani di investimento, se io voglio ottenere qualsiasi tipo di finanziamento, è l'unico indice, ripeto, Cerved, su cui le banche si baseranno. Quindi posso avere un ottimo rating, ma se ho DSCR 0,9 non mi danno neanche un euro di finanziamento, parlo di finanziamenti. Ok. Okay?
Chiudo con una novità, nel senso che il 10 aprile sembra che la garanzia dello Stato, quindi il famoso medio credito, come diceva prima il collega che si era collegato con la garanzia dello Stato, che oggi è stata portata all'80% per tutti con il decreto Tucuritaria, sembra che venga portata o al 90% o al 100%. Quindi, in teoria, tra una settimana potremo avere ancora più possibilità di avere credito dalle banche. È sempre la banca, ragazzi, che tira fuori i soldi. Quindi non è che se lo Stato mi garantisce l'80% in automatico la banca mi dà i soldi. No, però è molto più facile ottenerli. Ok, quindi tra una settimana dovremo avere delle importanti novità. Ok? E io ho finito, se volete rispondo subito a Riccardo, visto che è l'ultima domanda, poi se Erika, se sei d'accordo, lasciamo spazio alle domande. Certo. Riccardo chiede se è preferibile una banca nazionale o un credito cooperativo. Riccardo, ti posso dire per esperienza che se ti rivolgi ai crediti cooperativi trovi sicuramente quello che è quello, ciò che oggi manca alle banche nazionali e che manca sempre di più, cioè il rapporto umano, uno. Due, i crediti cooperativi sono ancora leggermente più morbidi, ok, nelle concessioni rispetto alle banche tradizionali. Tre, anche a livello di condizioni, i crediti cooperativi sono un po' migliorativi rispetto alle banche tradizionali, che pesano molto questione di rating. Occhio che poi il credito cooperativo spesso ti dice se diventi socio della BCC ti faccio un tasso migliore, poi sta la scelta tua. Però se ti posso dare un consiglio, credito cooperativo in questo momento qua. Benissimo, sempre in merito al ritenimento della liquidità, la Roberta aveva già posto questa domanda, il fondo di garanzia speciale regionale può essere uno strumento utile? Dipende cosa intende per fondo di garanzia speciale regionale. È un intervento. Puoi specificare un attimino questa domanda così ti rispondiamo in maniera opportuna. Intanto passiamo a alla Paola che dice: per curiosità avevo chiesto di aumentare del finanziamento poco prima che si scatenasse tutto questo, mi avevano detto che potevano solo allungare il tempo in modo da passare alla rata e poter prendere un altro prestito, perché il primo era sotto fondo di garanzia statale all'80%. Rispondo. Ora è diverso? Alla luce di quello che mi avete detto ora, capisco che volevano solo incassare di più. Infatti, anche allora dissi di no perché avrei pagato più interessi. Corretto, ma era non è corretta, correggimi se sbaglio Mauro, che è il mio esperto, il nostro esperto di queste cose qua, non è corretta la risposta che ti ha dato la banca, ovvero se il mio finanziamento era garantito dal mio decreto centrale, io potevo comunque chiedere la moratoria o allungarlo. Il medio credito centrale, però, ecco anche qui c'è una cosa, apro una parentesi sulla moratoria ABI, se io avevo un finanziamento garantito da medio credito centrale e ho fatto la moratoria ABI, oggi non posso sfruttare tutte le novità del medio credito centrale. Perché se io ho chiesto un finanziamento, ho una moratoria su un finanziamento garantito da medio credito centrale ABI, finché sono in moratoria di là, medio credito non mi può garantire altre operazioni. Quindi mi sono doppiamente fregato. Invece okay. Ti chiedo una cosa che prima ne abbiamo parlato un po' in velocità. Uh-huh. Del famoso medio credito centrale, no? Sembra quasi sì. Che adesso è la panacea di tutti i mali. Io vado in banca, l'80% o tra qualche giorno se ci confermano il 100% è garantito, quindi io vado, ho le spalle coperte, la mia banca mi deve solo erogare la liquidità perché tanto c'è quell'altro, sarebbe il governo, fondo medio credito centrale, che garantisce para mi. È così? Mi spiace, ma no, cioè nel senso che è chiaro, Erika, che allora medio credito a marzo dello scorso anno, quindi andiamo dietro di un anno, aveva cambiato i regolamenti, quindi dava le garanzie dal 30 all'80%, quindi un ristoratore può andare a vedere in banca e il medio credito gli dava la garanzia del 30%. Che vantaggio abbiamo da questo decreto? Che oggi è per tutti l'80%, quindi è chiaro che ho più probabilità di ottenere finanziamento perché lo Stato mi garantisce di più.
ma è sempre la banca che deve fare le sue valutazioni in base al rating, in base al DSCR, in base al tuo settore, in base all'andamentale, in base a come si è comunque comportata la tua azienda l'anno scorso, per esempio. Ammettiamo che io abbia tutte le carte in regola. Parto, ottengo il finanziamento, ottengo la copertura della garanzia all'80, al 90, al 100%, quello che sarà. Ok? La mia azienda va in default comunque. Interviene davvero Mediocredito Centrale per pagare tutto il mio prestito? Sì, ma c'è un però. Nel senso che c'è un però molto scivoloso, ragazzi. Cioè, bisogna chiarire una cosa che anche questa la sanno in pochi, ma cioè, fa la differenza tra le vite e le morte. Nel senso, facciamo finta che io chieda un finanziamento da 100.000 euro in banca, garantito l'80.000, 80% da Mediocredito Centrale. La banca comunque mi fa firmare la fiducia personale, soprattutto chi ha le piccole aziende, no? È normale garantire personalmente. Facciamo finta appunto che poi la mia azienda non sia più in grado di rimborsare e quindi lo Stato, il Mediocredito Centrale, paga gli 80.000 euro alla banca. Io immagino di dover rispondere per i 20 che mancano, no? Dice, ok, mi hanno prestato 100.000, 80 li ha pagati lo Stato, i 20 li metterò io con la mia fiducia. In realtà c'è una legge che consente al Mediocredito Centrale di surrogare le garanzie, cioè il Mediocredito prima paga la banca, ma poi quello che ha pagato la banca lo viene a chiedere a voi personalmente, se avete firmato la fiducia in banca. Quindi attenzione a questa cosa qui, non è che dice, vabbè, dai l'80% lo rischia lo Stato, chi se ne frega. Se non avete firmato la fiducia, chi se ne frega. Ma se è firmata, lo Stato poi le viene a chiedere a voi e diventa un creditore privilegiato in caso di insolvenza. Quindi prima devi Che pagare lui, poi probabilità paga lui. abbiamo che non ci facciano firmare la fiduzione? 0, qualcosa per cento. Quindi attenzione a chi ci sta ascoltando. Richiedo la garanzia del Mediocredito Centrale, mi fanno firmare la fiduzione. Se l'azienda va in default, torno da me, amministratore delegato o Lascio un dipendenziale, quello piccolo che è. suggerimento del venerdì. Si può firmare la fiducia specifica, cioè voglio dire, posso firmare la fiducia solo per il 20% che manca. Però anche qui è complicato, devi trattare un po' con la banca, ok? Però posso dire, ok, banca ti garantisco però solo i 20.000. Allora in quel caso vi rischio solo quelli. Perfetto. Allora, c'è la Giordana che ci chiede come funziona questo benedetto fintech. È Dove si fantastico, trova? Giordana. Si trova online, non esiste una filiale del mondo fintech. La cosa bella, Giordana, è che fintech è sinonimo di user friendly, cioè è amico dell'utente. Faccio un esempio banale. Adesso sono arrivati gli scalari, no? Al 30-31 marzo. E non so chi di voi ha ricevuto il foglio informativo analitico, avete preso il foglio dove sono scritte tutte le condizioni, eccetera, eccetera. Chi di voi l'ha ricevuto? Vorrei sapere, è che qua non riesco a vedere le mani che di solito si alzano in sala, quanti di voi l'hanno letto? È incomprensibile. Il mondo del fintech è chiarissimo, cioè in una paginetta ti spiegano innanzitutto le commissioni chiare, molto chiare, trasparenti, non è come la banca che paghi il 3%, poi c'è la commissione del fido, la commissione chiaro, ma soprattutto Giordana risponde in maniera velocissima, cioè se tu in banca ci metti 2, 1, 2, 3 mesi ad avere una risposta e magari dopo 3 mesi la risposta è no. Il mondo del fintech lavora velocissimamente utilizzando appunto la finanza tecnologica. Se ti dice di sì o ti dice di no, te lo dice in 3 giorni, in 5 giorni. Quindi il vantaggio del fintech è trasparenza di condizioni e velocità. Cioè, capite che avere un no dopo 5 giorni, io riesco a trovare una strategia diversa. Clienti sono rivolti a noi dopo che hanno detto, ho aspettato 4 mesi la banca, dopo 4 mesi mi ha detto che non mi dava il finanziamento e adesso sono punto di partenza. Quindi è importante avere risposte subito, che siano positive o negative. Quindi fintech, Giordana, aiuta ad anticipare le fatture anche volendo, o concede finanziamenti. Il concetto chiaro è che le commissioni sono chiare e la velocità di risposta è immediata, dai 3 ai 5 giorni più o meno, considerate un po' tutte quelle che sono le piattaforme che lavorano nel mondo del fintech. Si fa tutto, tra l'altro, dalla scrivania. Cioè, c'è una società con cui lavoriamo noi a Parigi, ti colleghi, carichi la pratica, se devi fare la call, fai la call con Parigi, con noi e con il cliente. Terzo giorno, ok, capito, visti i bilanci, capito, erogate, ti dicono, il fintech ti dice, in che banca vuoi che ti mandi i soldi? Non ti farò neanche aprire il conto corrente? Ah, mandameli in Unicredit, ok, e da di là paghi le rate. Sembrerebbe essere tutto troppo bello, Davide. Qual è il No, contro di questa cosa? il fintech...
del fintech? Sì. E ovviamente che se io ho, devi fare una scelta, il fintech paghi la velocità, quindi se magari posso ottenere in banca un finanziamento all'1,5%, ci metto un mese e mezzo, il fintech lo pago al 4%, però ce l'ho in una settimana. Quindi il contro è delle condizioni leggermente più alte, ma attenzione che questo contro è un pro dall'altra parte, perché quel 5% che paga la mia azienda è il 5% che magari guadagna Erika investendo in quell'azienda e in tante altre, capito? Cioè, quindi il tasso a debito, quello che l'azienda paga sui suoi, come costo del suo finanziamento, è quello che può guadagnare un privato mettendo i soldi nel mondo delle fintech. Ok, dal lato investitore. Esattamente. Guarda, cioè, ci sono delle domande che tra l'altro appunto vanno a ripescare tra le domande che avrei voluto farti io, ovvero quello del discorso del tasso di finanziamento, no? Dunque, sì. La salto un attimo e poi torniamo comunque a Guia. Natale dice, abbiamo chiesto un finanziamento da 30.000 in BPM in 5 anni e ci hanno offerto il 4% di interessi. Volevo chiedere se sono buone le condizioni e se no, fino a quanto si può negoziare. Allora, anche qui dipende ovviamente un po' dal rating. Posso dire che io, allora, riprenderei oggi. Cioè, 4% io riprenderei. Assolutamente, perché è chiaro che si può trattare, non è il tasso più buon mercato, ma è anche tutto sommato onesto per la situazione, per magari il settore in cui lavorate in questo momento. Io dico sempre ai miei clienti, cioè, se hanno altre offerte, è meglio avere il 4% su 100.000 che il 2% su niente. Cioè, quindi non è una cosa che dici un tasso fuori dal mercato, è un tasso oggi medio, ecco, soprattutto per il vostro tipo di settore, insomma. Poi dipende dai numeri dell'azienda, tante cose, però io li prenderei. Poi mi hai raccontato però, diciamo anche la parte bella, mi hai raccontato che è possibile ottenere i finanziamenti anche ben al di sotto di questi valori. Ovviamente ci sono delle, ci saranno delle condizioni, ci saranno delle cose che sapete fare voi perché siete gli specialisti di questo mondo. Però mi raccontavi anche di tassi sotto l'1%. Sì, mamma mia, 0,5, cioè, a volte le banche prestano anche soldi quasi a zero, pur di prestarli ad aziende molto meritevoli. Ma finanziamenti allo 0,4, Bisogna conoscere la banca giusta. Esattamente. Ok. Guglio ci chiede, ampliando il finanziamento può aumentare anche il numero delle rate? Ampliando il finanziamento può aumentare anche il numero delle rate? Dipende, cioè dipende dal prodotto della banca, perché appunto c'è qualche non c'è un sì o un no, dipende da come tratti con la banca, quindi non è una cosa che è Se stato fosse fatto un l'indice, decreto-legge se che anziché dice pagarne 50, devo ripagarne 80, mi allungheranno però, mi aspettano un attimo, oppure devo sì, subire una rata molto più pesante? assolutamente, cioè se puoi tranquillamente negoziare anche una scadenza più lunga, giusto Mauro? Corretto, vado a rinegoziare sia l'importo che la durata. Perfetto. Poi abbiamo queste garanzie dello Stato, ci sono con Fintech? Allora, alcune piattaforme del mondo fintech, quella di cui parlavo proprio prima, è la più grande in Europa, utilizzano il credito centrale. Cioè, quindi sono piattaforme europee che utilizzano lo Stato italiano per garantirsi. Quindi assolutamente sì, non obbligatorie, è soggettiva, quindi a volte la utilizzano, a volte no, però assolutamente sì. Non tutte, ma buona parte sì. Angela ci chiede, con la garanzia 100% conviene di più chiedere un consolidamento debito, quindi inserirci dentro tutto, mutui in corso, fornitori, eccetera, o solo della liquidità? Qui secondo me conviene attendere il nuovo decreto legge che consentirà di accedere al 100%, anche perché verrà indicato quello che è il costo del finanziamento che le banche potrebbero anche essere. Allora a questo punto direi sì, viene anche il consolidamento perché posso comunque andare magari ad atterrare qualcosa di più costoso. Quindi nel momento in cui il decreto legge uscirà, che darà indicazioni anche come tecnicamente poter erogare il finanziamento, il discorso si può fare certamente. Quindi Ottimo. potrò. Gianpaolo dice, scusami Mauro, penso di averti parlato sopra. Poi No, no,
Ecco, dicevo solo, sì, che una volta che sappiamo quali sono le regole del gioco per la garanzia del 100%, posso decidere come utilizzare la richiesta del finanziamento. Benissimo. Mentre Giampaolo ci chiede, la Banca Intesa ha proposto sia sulla azienda che sul privato una moratoria di 3 mesi e non ha proposto 6 mesi. Posso portarla a 6? Ha sicuramente fatto la proposta, e così era, prima che entrasse in vigore il decreto legge. Intesa è stata la primissima banca sul mercato che si è mossa come si è creata l'emergenza del Covid. Quindi si è spesa e proposta subito, e qua bisogna darne merito, però con prodotti loro interni. Quindi i 3 mesi, poi rinnovabili anche di altri 3, era per dire, bene, intanto partiamo, io te li sospendo per 3 mesi, poi vediamo cosa succede. Ma se non è stata già sottoscritta quella dei 3, conviene sicuramente fare quella del 30 settembre proposta dal decreto legge. Davide, questo penso che sia per te. Giordana chiede, il DSCR guardato è quello del 2019 o attuale in questo momento? Allora, si parte dal 2019, che è un dato oggettivo, dopodiché normalmente quando noi facciamo le pratiche con la banca ci chiede di redigere un business plan, dove andiamo ad inserire il nuovo finanziamento richiesto e andiamo a sviluppare i dati dell'azienda per calcolare il nuovo DSCR. Quindi è importantissimo depositare il bilancio 2019 che abbia un DSCR corretto. Ma dopodiché si può anche intervenire, cioè diventa un po' più complicato, ma si può fare se magari nel 2019 avessi un DSCR che è leggermente sotto all'1, ma io dimostro alla banca che con l'operazione che mi dà mi migliora, mi porta sopra l'1, ecco che la banca è disposta a concedermi il finanziamento. Cioè è fondamentale, Ecco, questo diciamo, un invece piccolo business plan, ok? Che noi redigiamo sempre per la banca perché proprio vuole sapere come si evolve il DSCR nel tempo. ovviamente. La Fiorella, che penso che con questa sua domanda darà risposta a molte altre aziende, per una ditta individuale, ma non solo, aggiungo io, quale possibilità di finanziamento c'è nella sostanza, in pratica? Mi rendo conto che è difficile chiedere anche 10.000 euro. Che possibilità ho? Perché, ragazzi, dobbiamo ragionare con delle persone che ovviamente faranno No, fatica. no, chiaro, ma paradossalmente, purché non ci siano problemi di che non avevo pagato rate in precedenza, eccetera, eccetera, la banca rischia meno con una ditta individuale, nel senso che ovviamente la ditta individuale risponde in tutto e per tutto personalmente, cioè di certo di più di un SRL. È chiaro che i numeri di una ditta individuale sono mediamente più bassi di società di capitali, però per esempio una delle piattaforme fintech, quella che vi dicevo, europea, abbiamo caricato proprio noi l'altro giorno la prima pratica di ditta individuale, perché è una ditta individuale che fattura 1,2 milioni. Però, voglio dire, anche il mondo del fintech, se fino a un mese fa, 2 mesi fa, aveva completamente escluso, perché ovviamente lavora su algoritmi, cose del genere, quindi società di capitali, bilanci depositati, se fino a 2 mesi fa era completamente escluso il settore ditta individuale, società di persone, ecco che oggi anche loro sono interessati a questo genere di attività. Ma proprio perché il fintech va un po' alla volta ad erodere quello che è il mercato delle banche e vuole dare delle risposte che le banche non stanno dando in questo momento. Vuole essere una valida alternativa e i numeri, ripeto, dicono che tendenzialmente in futuro questa sarà la strada. Ci saranno sempre le banche, ma tra 10 anni, ragazzi, quante banche avremo? Parlano già di BPM che si fonde con UBI, che si fonde, cioè, quante banche avremo tra 10 anni? 3 grandi banche. E se non vado bene queste 3, cosa faccio? Ne avevamo 600, Veneto Banca, Vicenza Intesa, adesso è una banca sola. Cioè è cambiato, quello volevo dire in premessa io, ecco, che dobbiamo, ok, le banche oggi, ma prepariamoci anche per la nostra azienda per tra 5 anni, tra 10 anni, come deve essere e Davide, cosa all'interno di chiede questa la banca. domanda io ci leggo anche un'altra cosa. Al di là del fatto che la ditta individuale, tu mi hai detto che adesso l'avete comunque, viene comunque accettata dalla fintech, ci sono dei limiti invece di finanziamento all'interno di fintech? Posso chiedere solo grandi importi, posso chiedere appunto anche solo i 10.000 euro della Fiorella? Allora, dipende, c'è questa qui di cui vi parlavo poco fa, c'è il limite minimo di 30.000 euro, però non è che siano limiti, dici, cioè, minimo 500.000, ok? Ok. Sì, Non i so, tetti ci sono Mauro, assorbibili. borsa del credito, per esempio, se abbiamo un limite minimo, forse anche lei 20.000 euro, o Sì, no? esatto. Sì, Mi dovrebbe stavo parlando di portare 20-30.000, 10.000 euro. insomma.
perché anche sono piattaforme che al di là di concedere i finanziamenti che vengono richiesti per la liquidità, sono anche molto attive per lo smobilizzo del credito. Quindi posso portare e chiedere di anticipare la fattura con questo scopo, e poi hanno allargato il loro intervento anche nella concessione dei finanziamenti, ma da ricordare anche questo, che sono soprattutto in alternativa al mondo bancario, perché se io ho i miei castelletti per la presentazione delle fatture che sono già completamente utilizzati, come diceva Davide, la velocità di risposta che ha una piattaforma fintech non è quella della banca, quindi se io chiedo di allargare il mio fido, posso metterci un mese per avere la risposta della banca, la piattaforma fintech in 3 giorni o 5 mi dice sì, ti anticipo io la fattura. E ti manda i soldi in conto, cioè abbiamo fatto operazioni, il 25 ci ha chiamato il cliente, il 31 aveva i soldi in conto, cioè la banca non fa neanche in tempo a censire l'azienda in 5 giorni. Benissimo. Ragazzi, ci sono tantissime domande. C'era una molto interessante all'inizio, che parlava di, se non ricordo male, c'erano 800.000 euro, una cosa del genere. Vediamo se la riesco a prendere un attimo solo. Fatturato sugli 800.000, ora sono in crisi. È sicuramente difficile ottenere liquidità, dice Giuseppe. Vogliamo dare mi fate una panoramica di quelle proprio che piacciono a me, di quelle sintetiche, pratiche? Se ha un fatturato di 800.000, quindi stiamo parlando comunque di un ristorante, immagino che sia un ristoratore di buon livello. Come facciamo a reperire liquidità per riuscire a rimettere in moto questa macchina, che non è proprio piccolissima? E che d'altra parte deve essere, per piacere ragazzi, la soluzione anche per la Fiorella, che le servono soltanto 10.000. Dove andiamo a reperire i soldi? Se sta benedette banche, i soldi della BCE non ci arriveranno mai. A, B e C. Risposte secche. È difficile dare una risposta ovviamente senza conoscere a fondo i numeri dell'azienda. Ok, qua ci siamo. Vi posso però dare uno strumento diverso magari rispetto a quello a cui siete abituati a rivolgervi oggi con le banche. Noi quando abbiamo come clienti ristoratori alberghi, c'è uno strumento in banca che si chiama anticipo POS. Cioè se voi lavorate con il POS, se avete il POS, ingassate, la banca vi può prestare una parte, il 25 o il 50% del transatto POS che avete avuto nell'anno precedente. Quindi una forma di fido che in pochi conoscono, ed è come se la banca, visto che parliamo di un momento in cui facciamo fatica a rimborsare, vi prestasse dei soldi che voi non rimborsate tutti i mesi. Cioè vi anticipano i soldi del POS, in quel conto lì dove viene anticipati rientrano gli incassi del POS, ma ogni mese, man mano che si riempie questo, lo risvuotate. Quindi come se fosse una specie di prestito perpetuo. Riempio il fido POS, mi rimetto i soldi nel conto corrente normale. Incasso di qua e me li rimando di là. Consiglio, depositare sicuramente tutti e due, soprattutto quella di 800.000, bilancio velocemente. Se non a noi, comunque rivolgersi a qualche società che sappia dove andare. Io faccio sempre questo esempio ai clienti, quando mi chiedono, noi ne abbiamo veramente tanti, ma quando mi chiedono, ok, magari trovi la super azienda, dici, ok, ma che valore aggiunto mi dai tu? Io spiego veramente in maniera molto semplice, dico, immagina di prendere la macchina dal condominio del credito, ti trovi di fronte a un palazzo con 550 piani e 550 campanelli da suonare, che sono le banche. La domanda che gli faccio io è, a quale campanello suoni? Rivolgersi a società come la nostra o altre simili, vuol dire che noi sappiamo di qui le 550 banche quale in questo momento magari mi ascolta sul settore ristorazione e quale magari in questo momento è libera. Cioè nel senso magari io posso anche scegliere la banca giusta, ma se in quel momento lì ha 100 pratiche prima della mia, quando mi dà la risposta? Quindi ecco un suggerimento che posso darvi sicuramente, farvi aiutare da professionisti. E cioè quindi, noi all'interno dello studio abbiamo Giuseppe. Sì. Scusami Davide, così hai risposto anche Giuseppe con questa frase che hai detto, che ci chiede, avete qualche interesse con la fintech? Assolutamente non credo, no, assolutamente no, siete professionisti del settore. Cioè anche, brava, noi siamo dei,
broker sostanzialmente, cioè io vengo pagato dal cliente, cioè noi, se voi vorreste rivolgervi a noi, pagate noi, quindi i soldi li prendo da voi, non dalla banca, quindi è proprio quello che ci lascia liberi, cioè io devo trovarvi la soluzione, quindi che ti porto la BCC di Marco Cacco, o ti porto il Fintech, l'Unicredit o Banca Intesa, io devo portarti il risultato e tu su quello mi paghi. Cioè, quindi quella è sostanzialmente la nostra attività. Fintech è una cosa sicuramente, ripeto, ma noi ci lavoriamo da tempo, ma perché a noi piace studiare le statistiche, perché a noi piace dare le soluzioni ai clienti e ci piace soprattutto arrivare prima degli altri. Col Fintech ci lavoriamo da anni e ci troviamo molto bene perché abbiamo veramente risolto problemi delle aziende, risolto problemi delle aziende, dando il mezzo milione anche in 4 giorni. Se no l'azienda magari saltava o prendeva una multa perché non attivava il sito produttivo dello smaltimento rifiuti o quant'altro, insomma, ecco, perché il fintech dà soluzioni e soprattutto, ripeto, è chiaro e trasparente a livello di commissioni, chiarissimo, user friendly, amico degli utenti. È quello che ci piace di più del fintech. Poi ripeto, le banche sono il nostro partner principale, cioè su 100 pratiche che facciamo, 90 vanno in banca, gioco forza. Cioè, no. Bene, Davide, grazie. Penso che riusciremo a dare le risposte magari a tutte le altre domande che ci sono arrivate, che ci stanno continuando ad arrivare, magari in seguito alla chiusura di questo webinar. Le consegniamo a voi se gentilmente ci fate questo piacere, che poi noi insomma, le smaltiamo. E posso dire che in questo momento, dopo questa giornata, dopo questa oretta, abbiamo portato a casa una ricchezza infinita che nessuno mai ci potrà portare via, che è la conoscenza. Questo è il vantaggio competitivo di tutti quelli che fanno formazione davvero in Master Restaurant, e così ho la presunzione davvero di dirvelo con il cuore in mano: non siamo tutti perfetti, non è tutto perfettibile e migliorabile, ma come si lavora da voi? Se voi avete successo, allora Master Restaurant ha veramente senso di esistere sul mercato. Io avrò raggiunto il mio obiettivo, che è quello di dare un'accelerata a queste che mi ha passato attraverso, appunto, gli imprenditori, e le famiglie e le persone che lo compongono. Quindi io e tutto il team abbiamo pensato che mai come adesso è il momento giusto, appunto, per fermarsi e per fare formazione, perché questo tempo che c'è davvero regalato, vero Davide? Regalato, è il momento che ci serve proprio per formarci, per acquisire queste competenze e per riuscire a stare sul mercato e ripartire davvero senza rompersi le ossa. E quindi abbiamo pensato che sicuramente tra di voi c'è qualcuno che vuole approfittare adesso per formarsi. E abbiamo montato un corso velocissimamente facendo il succo di quelle che sono le nostre 6 giornate del corso normale. E lo vorremmo tenere subito dopo Pasqua, proprio per avere il tempo, se davvero a maggio ci permettono insomma, con i nostri di ripartire, avere il tempo di acquisire queste competenze, di preparare tutti i numeri e avere il controllo della nostra azienda. Sarà un corso quindi proprio conciso e pratico, dove spero anche di potervi invitare per fare una parte, magari più nel dettaglio, su quello che è l'ottenimento del finanziamento, anche magari alla luce dei nuovi aggiornamenti che arriveranno tra qualche giorno. E chi vuole entrare riceverà alla fine di questo webinar appunto il link alla pagina dell'iscrizione. Direi che in questo momento non ci sono più scuse, il tempo c'è, il modo per ottenere il finanziamento l'abbiamo trovato. E soprattutto il modo per recuperare la liquidità dopo. Io ho fatto un ragionamento molto semplice: se riusciamo ad avere la liquidità e un piano di rientro, perché lo costruiamo all'interno dell'aula con voi e con tutti gli altri professionisti di Master Restaurant, allora avrò anche la certezza di riuscire a ripagare quel finanziamento che adesso magari mi fa tanta paura chiedere, perché appunto c'è l'incertezza del chissà se riparte il mercato per poter ripagarlo, eccetera. Ma se io ho competenze solide, anche la liquidità che riesco ad ottenere con un piano di rientro fatto, costruito ad hoc, mi permetterà poi appunto di ripartire alla grande. Posso dire un'altra cosa che caratterizza poi anche i corsi di Master Restaurant: non è, i corsi di Master Restaurant hanno sempre questa garanzia del soddisfatto o rimborsato. Ma perché? Perché diamo talmente tante strategie all'interno che il costo del corso si ripaga da sé. In particolare faccio degli esempi, forse Giordana, questa persona che ci sta scrivendo è proprio una nostra studente, se non è lei comunque una Giordana di Bergamo che è stata nostra studente, mi ha telefonato poco tempo fa dicendomi che ha chiuso l'anno con 5 volte l'utile dell'anno scorso. Questi sono risultati fantastici. Oppure Alessandra di Pordenone ha chiuso con più 45% di utile rispetto all'anno scorso.
Oppure Luca, nostro studente ristoratore, che ha aperto il secondo locale dopo aver fatto il corso. Quindi, anche se pensate che ci sia un investimento, sarà largamente ripagato con i risultati che otterrete. Io vorrei quindi a questo punto salutare Davide, Mauro, ringraziarvi davvero per il tempo che ci avete dedicato, ci avete infuso, ci avete dato davvero tantissime informazioni molto più concrete e molto più reali di quello che spesso si, appunto, si legge, si confonde sul web e si capisce una cosa per un'altra. E spero di riavervi anche come ospite all'interno della masterclass. E se volete un appuntamento gratuito per coloro che ci stanno seguendo, c'è la possibilità di andare sulla nostra pagina Facebook e richiedere proprio alla voce servizio una consulenza gratuita di 30 minuti e parlerete con me o con lo chef Piazzolla, che tra l'altro ringrazio perché ci sta facendo la regia di questo webinar, e appunto gratuitamente per 30 minuti. Saluto tutti, vi do l'appuntamento al prossimo venerdì, dove terremo un'altra diretta, sempre webinar, e parleremo del lean thinking all'interno della ristorazione. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.